Ciao a tutti, benvenuti nel nostro angolo targato Star Casino Sport. Oggi non sono da sola, anzi direi anche oggi non sono da sola. Con me c'è Hans Nicolussi Gaviglia, benvenuto. Grazie, salve a tutti. Allora, ha detto che ha studiato le domande di oggi, lo metteremo alla prova. Sicuramente c'è tanto, insomma, da raccontare, anche perché sei così giovane, però hai già tanta esperienza. Tu sei cresciuto nel settore giovanile della Juventus, società che comunque attualmente ha ancora il tuo cartellino, e quindi ti chiedo, quando poi arriva la necessità, gioco forza, di dover uscire dalla propria zona di comfort, no? Come hai vissuto quel momento in cui poi hai dovuto sperimentare anche altre realtà? Sì, nella mia vita ho sempre cercato di uscire dalle zone di comfort, e molto spesso lo devi fare per necessità, altre volte lo fai per tua decisione. E per esempio, quando esci dal settore giovanile di una grande squadra, ovviamente non hai più le comodità che sei abituato, però devi abituarti a una nuova realtà, al calcio degli adulti, e l'ho fatto da fin da subito. E altre volte invece per necessità devi uscire dalle zone di comfort, come per esempio quando ho avuto l'infortunio e ho dovuto totalmente riazzerare, ripartire da zero, e anche lì è un'uscita dalla zona di comfort. E mi hai già fatto un assist per la prossima domanda, quindi assist anche qui, non solo in campo. E quindi proprio il momento dell'infortunio, perché poi è un momento delicato e che ogni calciatore poi si trova a vivere al di fuori del campo. Come hai vissuto quel lungo periodo che poi ti ha tenuto fuori dal rettangolo verde? Sì, l'ho vissuto sempre con perseveranza e grande lavoro quotidiano, e anche se molte volte vedevo che per demeriti non miei, ma anche agenti esterni, qualcosa non andava, ho sempre perseverato e alla fine ne sono uscito molto bene, e quindi adesso sono totalmente a posto. E che poi a gennaio è arrivata la telefonata della Salernitana, sei arrivato qui, e quindi ti chiedo di raccontarci se la realtà che hai trovato a Salerno era come te la immaginavi, e cos'è che poi ha fatto scattare in te la voglia di venire a Salerno. Sì, beh, non è stato facile lasciare la squadra il Sud Tirol dove ero fino a gennaio, però come ho detto prima cerco sempre di uscire dalle zone di comfort, e sono un ragazzo ambizioso e ho subito accettato con molta felicità la chiamata della Salernitana, e quando sono arrivato ho trovato una società ambiziosa con un presidente anche lui ambizioso, e il calore dei tifosi qua è una marcia in più, e speriamo adesso di giocarci nelle prossime partite al meglio. E che poi tu, appunto, l'hai detto, arrivavi dal Sud Tirolo, che tra l'altro è una realtà che sta facendo un campionato incredibile, una delle sorprese più belle della Serie B, e poi sei arrivato a Salerno, quindi nord-sud, un aggettivo per i tifosi salernitani, non è una piazza proprio, insomma, tranquilla, una piazza calda, vive di calcio, qui si vive di calcio. Beh, direi passionale, senza dubbio. E invece una domanda che volevo farti, insomma, è proprio quella inerente al futuro. Quindi ora stiamo parlando di presente, abbiamo parlato del tuo passato, ma se dovessi, appunto, rivederti tra 4-5 anni, come ti immagini? Beh, questo è difficile dirlo, e magari nella propria testa ognuno ce l'ha, però credo che per costruire il futuro si parta dal presente, quindi io credo fermamente nel lavoro quotidiano, e credo che quello che farò in futuro sarà di peso da quello che faccio oggi, quindi ho tutta la mia concentrazione nell'odierno. Che poi tu hai fatto tutte le trafile della nazionale, no? E quindi è chiaro che per ogni calciatore il sogno è quello di essere titolare nella nazionale maggiore, nella nazionale dei grandi. Che lavoro bisogna fare per arrivare, ecco, che cosa farebbe Hans Nicolussi per arrivare a quell'obiettivo? Cosa farà Hans? Perché chiaramente è un obiettivo. Sì. Beh, certo, quello è un obiettivo molto importante, e credo che ci voglia costanza e perseveranza nel lavoro, e bisogna avere una continuità nelle prestazioni, che cercherò di avere in futuro sicuramente. E lo chiedo anche a te, il giocatore più forte che hai affrontato? Beh, quest'anno direi Osimhen e Di Maria, che sono due fuori classe. Sono extraterrestri. Sì, sono due dei tre più forti che abbiamo incontrato. E invece chi è la figura, il calciatore al quale ti ispiri, ti sei ispirato in passato? Il calciatore che è stato sempre un mio punto di riferimento è stato Johan Cruyff, che per me è stato un esempio sia da giocatore per la sua creatività, per le sue idee, ma anche da allenatore e da dirigente. Assolutamente, lui ha rivoluzionato il calcio, una delle figure che preferisco anche io, che ho sempre seguito, perché quello che ha lasciato questo sport, sì, esatto, resterà proprio
per sempre. E invece, in caso di salvezza della Salernitana, perché qui comunque mettiamo sempre la probabilità, perché si è scaramantici, comunque siamo al sud, quindi rendiamola ipotetica come cosa, che cosa faresti? Questo... Cosa sei disposto a fare? Sì, beh, disposto a fare, siamo disposti come squadra tutti a mettercela tutta al 100% ogni giorno, sia negli allenamenti che nelle partite, ma a livello di Fioretto. Allora, l'anno scorso Buonazzoli ha promesso le brioche a tutta Salerno. Tu che cosa prometti ai tifosi? Pasquale Mazzocchi ha promesso una canzone sotto la sud che canterà. Tu cosa prometti? Io posso promettere magari di incontrare tanti bambini della Salernitana e giocarci insieme, non so, per la città. Bello. Bene, allora ti abbiamo strappato questa promessa. Mi raccomando, non si scappa dalle promesse a Sarcasino Sport, eh? Quindi poi torneremo da te, anzi riprenderemo questa partita. Okay. Grazie mille per Grazie essere stati con noi, è stata veramente una bellissima chiacchierata e in bocca al lupo per tutto. Grazie, viva il lupo.